Volete vetri al 100% privi di aloni? Guardate questo consiglio. Utilizziamo l'acqua calda. Io ho usato il bollitore per fare prima, ma puoi prendere direttamente quella che esce calda dal rubinetto. E se non hai mai utilizzato lo shampoo al posto del detergente vetri, fallo subito. Ne basterà un cucchiaino. Ci mettiamo i guanti per non bruciarci. La temperatura è molto importante perché ci permetterà di pulire completamente i depositi di detersivo sul vetro che creano gli aloni. Immergiamo un panno in questa soluzione e lo passiamo sul vetro. Poi risciacquiamo con un panno asciutto. Avrai vetri e specchi così puliti che ti sembrerà di non averli. Prendiamo il palo Swiffer o un altro mop e sfiliamo la parte superiore in modo da poterlo usare facilmente all'interno dell'auto. Prendiamo un panno in microfibra, lo spruzziamo con un detergente vetri. E lo incastriamo nel bastone. Ne spruzzo un altro po' perché oggi fa veramente caldo e si asciuga troppo velocemente. E lo passiamo facilmente su ogni lato del vetro, senza bisogno di allungarci e contorcerci per arrivare in fondo. E ora la parte più importante. Non tralasciare mai questa seconda passata, se non vuoi trovarti contro luce i fastidiosi aloni. Metti un panno pulito e lucido al vetro. In questo modo eliminerai tutti i residui e non ci saranno riflessi di nessun tipo. Per eliminare l'odore di sigaretta, sappiamo bene come pulire i sedili e i tappetini col bicarbonato. Per la pulizia dei sedili possiamo utilizzare una soluzione di acqua calda e bicarbonato da spruzzare direttamente sui sedili o lasciandola in una bacinella, dove immergeremo il panno e lo passeremo ben spruzzato. Ora laviamo i tappetini dell'auto. Riempi il secchio con acqua e una piccola quantità di sapone. Immergi bene la spugna e poi passala inzuppata sui tappetini. Risciacqua e lascia asciugare. Ma come eliminare l'odore dal tessuto della parte superiore? Molto semplicemente. Basta versare dell'aceto su un foglio di carta da cucina e strofinarlo delicatamente. In pochissimi minuti l'odore di aceto svanirà e con esso tutti gli altri odori.